Yeee! Bentornati, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video del calendario dell'avvento. Io nel frattempo sciolgo i capelli, che forse è meglio. Chi può dirlo? Non lo so. Come sta avvenendo per gli ultimi video, anche in questo caso video girato assolutamente estemporaneamente durante il pisolino di Dorotea, infrattata in camera. Spero che mi sentiate. Ho notato che negli ultimi video si sentiva, quindi sono abbastanza fiduciosa. Non so perché oggi ho... Ma era meglio se li tenevo legati, vero? Mi vedo la fronte enorme, ma anche voi la vedete enorme, la mia fronte. Un problema mio? Chi può dirlo? Ho sempre avuto la fronte così indietro. Dovrei stempiarmi, tutto de botto. Mi prendete così come sono, semistruccata con una botta di rossetto e via, ma lo avete letto dal titolo, quello che è rilevante oggi è che sono arrivati non uno, ma due pacchi Libraccio e quindi volevo approfittare per aprirli con voi. Allora, come al solito facciamo che apro, rumore, estraggo, senza sbirciare troppo. Come se ce la facessi, in realtà so cosa c'è dentro, le ho ordinate io. Anche se devo ammettere che è passato un po' di... qualche settimana è passata, perché mi sa che questi erano pacchi ritirati, ordini partiti per il Black Friday. Comunque, quelli sono andati, mi igienizzo le mani dopo aver toccato le scatole, vedete della mia fobia, dei pacchi. E cominciamo subito. Allora, primo libro che trovo è Dante di Shakespeare, Amor canullo amato, il romanzo di Monaldi e Sorti, edito Solferino, che ho inserito nel programma di lettura, nel percorso di letture shakespeariane dell'anno prossimo. Se non sapete di che cosa io stia parlando, vi lascio qua sopra la scheda dove c'è il video dove vi racconto dell'idea di leggere dei testi a tema Shakespeare insieme nel 2022. Questo è uno dei titoli che avevo inserito in lista quando l'ho trovato a metà prezzo sul Libraccio. Siccome, se avete visto il video, sapete che ho fatto degli azzardi, nel senso che ho cercato dei testi un po' particolari da leggere e quindi chiaramente sono degli azzardi. Non avendoli letti, non so se sono delle grandissime genialate o delle sole tremende, e quindi l'ho trovato usato. Non c'è una cosa che mi preoccupa un pochino, ovvero il libro è perfetto, ma c'è il segnalibro, non so se vedete, la copertina è stata usata come segnalibro, a pagina 47. Ora, non so se è un monito, perché vuol dire che è stato iniziato e poi abbandonato. Staremo a vedere. Come vi dicevo in quel video, non ho ben chiaro la trama di questo romanzo. So che ci sono Dante e Shakespeare. Mi aspetto un'opera particolarmente sperimentale nella quale i due personaggi dialogano in maniera non lineare, perché la quarta di copertina riporta, anzi il retro di copertina riporta: immaginate di essere trasportati in Italia in una piazza di Firenze in piena notte, mentre spira la tormenta di neve. Il luogo è illuminato dal chiarore di un rogo. Una bara arde tra le fiamme di un'alta pira ed è circondata da un gruppo di religiosi avvolti nel saio. Sono i frati della Santa Inquisizione. Tra i presenti c'è il giovane Dante. Non lo so, era particolarmente intrigante e quindi l'ho inserito. Un volume che invece, al quale invece facevo la punta da tantissimo tempo e che aver trovato usato per me è stata una grandissima vittoria, è Il richiamo della foresta, Jack London, illustrato, tradotto da Davide Sapienza, illustrato da Maurizio Quarello per questa edizione Orecchio Acerbo. Di questa edizione io aspetto, spero che qualcuno me lo regali, altrimenti me lo regalerò io, L'Isola del Tesoro, appena edita. Che cosa fa Orecchio Acerbo? Orecchio Acerbo pubblica
Tra l'altro mi sa che queste edizioni ve le avevo suggerite anche tra le idee regalo libri, mi sembra, sì, erano nella mia wishlist. Il testo è quello integrale, originale del romanzo di Jack London e in più ci sono a corredo queste illustrazioni formato grande che sono incredibili. Io avevo avuto modo di sentire Maurizio Quarello parlare dello studio che c'era dietro a queste illustrazioni che sono potentissime. E tra l'altro io ammetto che nella mia infanzia io non l'ho mai letto, Jack London, e quindi sono veramente molto incuriosita. Tra l'altro volevo assolutamente averne in casa una copia. Questa è una di quelle che mi affascina di più. I dettagli sono incredibili. Dicevo, averne in casa una copia anche per quando i bambini saranno un po' cresciuti. Età di lettura Jack London, 10 anni, più o meno. Poi c'è questo romanzo di Kenneth Graham, Il vento tra i salici, pubblicato da Kenneth Graham nel 1908. Però questa edizione Gallucci io l'avevo in wishlist perché era un'edizione molto particolare, nel senso che sulle pagine di una vecchia copia di Il vento tra i salici, scovata in un mercatino londinese, Valerio Berruti, che non so se conoscete, io amo molto le opere di Berruti, se avete visto il vlog risistemazione delle camerette, avete notato che entrambi i bambini hanno un quadro di Berruti in camera, uno dei bambini di Berruti in camera, che sono regali dei nonni, perché i miei genitori sono appassionati d'arte. E quindi Valerio Berruti ha disegnato 69 tavole su questa copia vintage del Vento tra i Salici, che sfogliate velocemente, animano una sorta di flipbook. Ok? Tutto intorno, oltretutto, in questa versione di Gallucci, scorre la preziosa traduzione di Beppe Fenoglio, in cui la storia è trasposta nelle langhe. Quindi io qua mi aspetto Il vento tra i salici originale con la traduzione e trasposizione di Fenoglio e le illustrazioni di Berruti. Non ho mai letto Il vento tra i salici, ma volevo assolutamente recuperare questa edizione per l'artbook di Berruti e la traduzione e rivisitazione di Fenoglio. Poi adesso cercherò di informarmi un pochino meglio per capire se la storia è molto cambiata o se tendenzialmente è quella affidabile di Graham, però era proprio un oggetto che volevo avere in casa anche solo per l'artbook di Berruti. In più Fenoglio è uno scrittore che ho frequentato molto in gioventù, anche perché i miei genitori sono di Alba e quindi Fenoglio è un personaggio che ha sempre fatto parte delle nostre librerie. Trovato, usato al 50%, l'ultimo saggio di Andrea Colamedici e Maura Gancitano, ovvero Tlon. L'alba dei nuovi dei da Platone ai Big Data. Ero molto incuriosita da questo saggio. Io seguo Mauro e Andrea da moltissimo tempo. Chi è sul canale da tanto ricorda che avevo anche letto alcuni dei loro titoli prima di avere i bambini o quando Gregorio era appena nato, parecchi anni fa comunque. Questo appunto è il loro ultimo lavoro per Mondadori. E si parla della crisi. Nei momenti di crisi e trasformazione come quello che stiamo vivendo, la filosofia può aiutarci a rispondere alle domande più urgenti. Dobbiamo solo interrogarla. E da qui si affrontano le grandi tematiche della nostra contemporaneità attraverso lo sguardo dei filosofi del passato. Molto incuriosita, da questo volume. Poi questo era un recupero che volevo fare sempre per la libreria dei bambini. Io, lo sapete, sono una grande lettrice, sono stata una grande lettrice di Bianca Pizzorno da bambina, ma tra la mia infanzia e la mia adolescenza c'è stato un trasloco abbastanza grosso e adesso che sono andata a casa dei miei genitori a cercare le mie copie dei romanzi di Pizzorno, ho scoperto che non si trovano. Allora ho recuperato però, attenzione, a metà prezzo, questa edizione che a me sembra nuova, cioè non è mai stata usata. Tra l'altro era un regalo preso alla Città del Sole, se vedete qua dietro, ma secondo me non l'hanno mai neanche letto, di Streghetta Mia.
che l'horror non averlo mai letto, avendo avuto la fortuna di riceverlo. Streghetta mia è una delle mie prime letture di Bianca Pizzorno e lo ricordo con grandissimo affetto. Per ereditare l'immensa fortuna del defunto prozio Asdrubale, no, scusate, per ereditare l'immensa fortuna del defunto prozio, Asdrubale deve assolutamente sposare una strega. Una condizione assurda. Al giorno d'oggi, chi crede più all'esistenza delle streghe? Non ci crede neppure la famiglia Zepp, dove è appena nata la settima bambina. Gli Zepp sono moderni e istruiti. Nessuno di loro quindi fa caso a certe strane caratteristiche della piccola Emilia. Solo Asdrubale, diventato per necessità esperto nell'arte di riconoscere le streghe, nutre qualche sospetto. Io non ricordo precisamente la trama, ma ricordo di averlo letto e riletto milioni di volte. Tra l'altro, prendolo a caso, mi sono accorta che a pagina 49 c'è un capitolo che si chiama Letture shakespeariane. Non vorrei dire, ma questo qua dicono che è già adatto dai 7 anni. Io ricordo di averlo letto alle elementari, come tantissimi dei romanzi di Pizzorno. Non trovando più le mie copie, sto andando a recuperare quelle usate, quelle che trovo a catalogo. Tra l'altro, questa con le illustrazioni di Emanuela Bussolati è proprio la copia che avevo letto io, cioè se l'avessi trovata a casa di mamma avrei trovato questa. Poi, altro recupero: La figlia unica di Guadalupe Nettel, per la Nuova Frontiera. Io di questo, se non sbaglio, avevo sentito parlare da Ilenia. Se non sbaglio, non ricordo, però mi sembra Ilenia. Laura e Alina si sono conosciute a Parigi quando avevano 20 anni. Ora sono tornate in Messico. Laura ha affittato un piccolo appartamento e sta finendo la tesi di dottorato, mentre Alina ha incontrato Aurelio ed è rimasta incinta. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando un'ecografia rivela che la bambina ha una malformazione e probabilmente non sopravvivrà al parto. Inizia così per Alina e Aurelio un doloroso e inatteso processo di accettazione. Non sanno ancora che quella bambina riserva loro delle sorprese. La storia di tre donne, dei legami d'amore e d'amicizia che intessono mentre si confrontano con le differenti forme che la famiglia può assumere al giorno d'oggi. Mi aveva intrigato da subito, era uno di quelli che avevo in wishlist. Tra l'altro, avevo pensato, potrebbe interessarvi fare un video interattivo nel quale sfogliamo insieme la mia wishlist, le mie wishlist? Fatemelo sapere perché è un'idea che mi è balenata per la mente. E quindi niente, questo mi intrigava moltissimo, anche questo in ottime condizioni. Perfetto. Poi, altro recupero, non so se avete già visto gli ultimi book haul nell'ultimo anno, sapete che sto cercando di recuperare usati, ma in realtà questi sono remainder di magazzino, quindi non sono usati, ma li vendono a dei prezzi stracciatissimi, purtroppo, perché Motta Junior credo che non li stia più pubblicando. Questi sono dei libri per bambini, ma non bambini piccoli, bambini almeno di 7-8 anni, perché le storie sono abbastanza politiche, che venivano pubblicate dalla casa editrice dalla parte delle bambine. In questo caso è un'opera che si chiama Mai e poi mai, scritto dalla fondatrice di Dalla parte delle bambine, che è Adela Turin, e illustrate da Adela Turin stessa e Nella Bosnia, che era una delle illustratrici della collana. Sono tutte storie di impianto, chiamiamolo così, femminista settantottino. In realtà non so esattamente l'anno di prima pubblicazione. Beh, intanto scopro che il titolo originale è Camelia e Capucin. Questo è del 2000 in realtà, quindi erano già le riedizioni più recenti, perché essendo del 2000 direi di sì. Association du Code des Filles. E la collana era questa, eccola qui. Io ho già recuperato Le 5 mogli di Barbara Brizzolata, La vera storia di Bonobo con gli occhiali e un'altra storia di Panini, e adesso appunto me la racconti. Sono storie un po' politiche, un po' femministe, un po' polemiche, che mi piacciono sempre moltissimo. Le illustrazioni di Nella Bosnia a me piacciono tanto,
ho l'obiettivo di riportarmele tutte a casa. Nella Torre del Castello, la principessa Camelia e Clarissa, la bella maga del palazzo, passano insieme le loro giornate. Chiacchierano, ridono, leggono e cucinano. Ma i genitori di Camelia hanno promesso la sua mano a un principe bello e ricco. Mai e poi mai, decidono le ragazze, che grazie all'astuzia di Clarissa mettono in fuga il pretendente e continuano la loro piacevole vita insieme. Poi, oh, piccolo spoiler di un video che vedrete presto, solo uno o due video spoiler? Solo uno spoiler, direi. Ho trovato usato in buona condizione una civiltà ferita, l'India, di V.S. Naipaul. Questo è uno dei libri che vi proporrò per il percorso di lettura legato alla letteratura postcoloniale indiana in inglese. È un percorso che ho pensato mescolando prosa e narrativa e fiction, del quale parleremo a breve, penso proprio nei prossimi giorni. Naipaul è un grande autore della corrente indiana, anche se in effetti lui rientra nella letteratura caraibica perché è di Trinidad, ma i genitori, la famiglia partì dall'India e quindi viene sempre inserito nel contesto postcoloniale con molto riferimento all'India, proprio per questi suoi rapporti. E dice appunto il rapporto di Naipaul con la terra, l'India, da cui i suoi antenati partirono un secolo fa per Trinidad, è sempre stato molto teso, aspro, oscuro. Ma proprio questo sentimento di consanguineità e insieme di opposizione sembra aver acuito lo sguardo dello scrittore, conferendogli il dono di una percezione snebbiata di cui molto raramente gli occidentali sono capaci in India. E l'occhio in questo libro segue quasi ossessivamente le tracce e i sintomi di una sola realtà, l'antica, non rimarginata ferita che anche dopo l'indipendenza sembra condannare l'India a uno stato di cronica inadeguatezza, come per una sottile vendetta storica che colpisce i luoghi in cui prima che altrove il pensiero si è mostrato sovrano. Quindi è un saggio dedicato all'India e alla sua storia e alla sua essenza in qualche modo, mi incuriosiva moltissimo. E quindi vi anticipo che uscirà anche quel video a breve. Poi ho recuperato un altro volume della collana dei mini Borei di Iperborea, Ulf Stark, sapete, grande amore. Questo è Il bambino mannaro. Perché ululi e cosa ci fai in giro da solo di notte? Era l'omino del chiosco. Sono un lupo mannaro, risposi, e non voglio divorare la mia famiglia. Capisco, disse lui, eccoti un paio di hot dog, vedrai che con questi riesci a tirare mattina. Con molto ketchup allora, grazie. Ulf Stark ha sempre un'ironia e un umorismo incredibili. Le illustrazioni sono sempre di Stark, se non sbaglio, in questo caso a colori. La collana dei mini Borei è un'altra di quelle collane delle quali sto cercando di recuperare tutti i titoli perché sono di altissimo livello e nel caso di questi volumetti di Ulf Stark sono adatti già per i primi lettori e quindi io mi sto preparando per quest'estate quando Gregorio inizierà a leggere in maniera anche autonoma, probabilmente un pochino di più. Poi, pensavate che avessi finito, invece no. Altro volume che avevo pensato di inserire, forse l'ho inserito, sapete che non mi ricordo se alla fine l'ho inserito o non l'ho inserito nel percorso di letteratura indiana? Vabbè, vedremo, non mi ricordo, lo scopriremo insieme riguardando il video. Sicuramente lo avevo scovato preparando il percorso, poi non so se l'ho inserito o no. Eredi della sconfitta, ma credo di sì, di Kiran Desai. Allora, tutto come Kiran Desai è nata in India nel 71 e vive fra l'India, l'Inghilterra e gli Stati Uniti. Sì, mi sa di sì. Con questo romanzo, apparso per la prima volta nel 2006, ha vinto il Booker Prize. Secondo me l'avevo messo. Tutto comincia con un vecchio giudice che vive in una dimora cadente di Kalimpong, alle falde dell'Himalaya orientale, col suo misero cuoco senza neppure un nome e una cagna, Mutt, che del giudice sembra l'unico amore. Ma questo terzetto in apparenza dimesso diventa, con l'arrivo della nipote del giudice, Sai, l'epicentro di un terremoto narrativo, le cui onde si propagano in ogni direzione e raggiungono ogni latitudine. Dalla New York degli anni Ottanta, dove il figlio del cuoco lavora in una sfilza di ristoranti nascondendo al padre le miserie della sua avventura americana, alla Cambridge dei primi anni 40, dove il giudice ha frequentato l'università, all'Unione Sovietica in cui si è interrotto il sogno astronautico del padre di Sai.
Sì, mi sembra di averlo inserito adesso che lo rileggo. Comunque dovrebbe essere una storia di storie, quindi come tipico della narrativa indiana tradizionale, sono tante storie intrecciate tra di loro e insieme compongono il mosaico della realtà indiana e dovrebbe esserci anche la questione nepalese, se non sbaglio, qui in mezzo, ecco perché è ambientato sull'Himalaya, cioè nella regione dell'Himalaya. Molto, molto contenta. Sì, mi sembra di averlo inserito nel programma perché cercavo delle scrittrici donne e le volevo non troppo, cioè abbastanza, dico giovani, però insomma non appartenenti esattamente al canone. Lei è del 71 e tra l'altro con questo qua aveva vinto anche il Booker Prize, quindi mi sembrava anche che potesse essere interessante. Chiudiamo questo video con un recupero. Rizzoli ogni tanto pubblica dei volumi di classici, anche nel video sulla wishlist dei libri o i consigli di libri da regalare che ho pubblicato a inizio settimana, se non sbaglio, vi dicevo che il bello dei classici è che spesso le case editrici pubblicano delle edizioni, delle riedizioni dei classici che fanno venire voglia anche a chi li ha già letti di rileggerli o comunque di mettersi in libreria un volume bello come oggetto. Questo è sicuramente il caso. Allora, voi dovete sapere che io questa edizione di Orgoglio e Pregiudizio l'avevo puntata quando è uscita in inglese. E subito avevo detto, me lo porto a casa in inglese, guardate com'è bella. Porto a casa in inglese. Poi era passato il momento, non l'avevo mai preso. Poi era uscito in italiano, avevo detto, no, vabbè, in italiano me lo porto a casa, anche perché io Orgoglio e Pregiudizio non ce l'avevo in italiano nella libreria. Ho una vecchia edizione Penguin, letta ai tempi del liceo in inglese e quindi volevo un bel volume di Orgoglio e Pregiudizio. E poi è passato anche lì il momento e adesso l'ho trovato nuovo a metà prezzo su Libraccio. E quando si trovano queste occasioni bisogna essere pronti a coglierle. Stavo cercando di vedere se vi beccavo qualche illustrazione. Vi do qualche dato. Le illustrazioni sono di Alice Pattullo. La traduzione, aspettate che vedo se la recupero, è di Claudia Manzolelli. Vabbè, ovviamente il romanzo di Jane Austen. Questi sono i protagonisti. Il font è questo, la versione è integrale, il testo è completo e fedele, ovviamente non è una riscrittura, un riadattamento, è il testo originale tradotto e corredato da illustrazioni e con questo impianto grafico comunque e giochi di colore che lo rendono un bellissimo oggetto. Ma sai perché mi sa che l'ho trovato al 65%, ora che ci penso? Non so, l'ho trovato veramente a pochissimo. Ho detto no, questo lo devo prendere perché sì, sennò poi me ne pento. Va bene, finito. I pacchi sono vuoti, i libri sono tutti qui. Io mi rigenizzo le mani di nuovo, come male non fa. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se sono riuscita a incuriosirvi un po' con l'idea del programma di lettura post-colonial indiana, aspettate che ho un capello davanti alla bocca, eccolo qua. E se vi ho incuriosito abbastanza, penso che il video andrà online domani con l'elenco delle 6 letture a tema. E fatemi sapere se avete letto qualche titolo, se c'è qualcosa dalla quale dovrei assolutamente partire, o se c'è qualcosa che invece nella vostra esperienza di lettura assolutamente andava evitata, succede. E that's all, grazie per essere stati qui oggi, per aver guardato il video fino a qui. I libri, i titoli ve li elenco tutti qua sotto. I link che vi inserisco sono dei link affiliati ad Amazon. Se ci cliccate sopra e acquistate qualcosa, una piccolissima percentuale arriva a me che la utilizzo per sostenere il canale e quindi fondamentalmente per acquistare altri libri. Grazie mille, ci vediamo presto, l'appuntamento qui sul canale domani con un nuovo video del nostro calendario dell'avvento. Ciao!